Bella ragazzi, bentornati qui in questo nuovo video dei Boozers. Oggi, signori, ci siamo posti un dubbio. Noi siamo degli youtuber, a parte Mauri che è un youtuber fallito. Esatto, abbiamo capito che ha fallito tutto nella vita. Oggi, visto che siamo degli affermati youtubers, due terzi del gruppo. Cioè io e Dredd? Probabilmente sì. Però cercheremo di scoprire... A chi assomigliamo? Se tu fossi uno youtuber, a quale somiglieresti? Hai la passione per i videogiochi come fa VJ Mates o da Cybergamer? Oppure prediligi l'entertainment puntando su divertimento e comicità come fanno i Pantellas e i The Show? Il test è composto da 12 domande. Ok. Perfetto. Ok, ci siete? Vai. Allora, per navigare su internet usi prevalentemente computer, tablet o smartphone? Allora, io non ho mai avuto un tablet. Nemmeno non io. So come si usi. Neanche io. Sono povero. Però più smartphone in realtà che computer. Io computer. Su YouTube ti piacerebbe fare tutorial, fare videocomici o parlare di videogames? Io tutorial, tutta la vita. Di videocomici che significa? Non lo so, i nostri sono trash. Qual è tra i primi youtubers diventati famosi ti piace di più? Sono solo youtuber omosessuali. Ta 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 ta. Ma Clio è donna. Appunto. Su YouTube l'oggetto che avresti sempre con te sarebbe uno scaff, dei peluche o delle beats? Un joystick. Tiralo fuori, dove l'hai? Sempre con te. È uno scaff. Ah, c'è da dire che la gente che va in giro. Io ho paura di selezionare i peluche perché mi viene fuori che sono una Cybergamer. Anche questo test dirà che sei gay. Non uscirà uno youtuber e uscirà fuori. Gay. Su YouTube ti piace guardare challenge, canzoni, tutorial? Ma tutorial di come si va a figa? Canzoni. Il mio preferito è fucsia nero rosso. Io ho paura perché l'ultima volta che ho scelto nero è venuto fuori che ero frocio. Quindi sceglierò il fucsia oggi. Boh, da questi boh. No, il nero. Io sceglierò il rosso perché il mio colore preferito non è comunista. Il rosso. Ok, quante volte al giorno vai su YouTube? Più volte al giorno, anche perché dobbiamo guardare quello che fai. Esatto. Della Cybergamer. Cosa fai quando esce un nuovo video del tuo youtuber preferito? Appena posso lo guardo, a parte non ho un youtuber preferito. Ma è anche americano? Io sì. No. Io seguo Dredd. Europeo? No. Io guardo i video da fashion blogger di Dredd. È vero che sono un fashion blogger, no? Sì. Il sì. Tuo youtuber preferito mette un video che non ti piace. Che fai? Lo guardo ma non lo condivido per niente. Ma no, non lo condivido, nel senso, ok, sei libero di esprimere la tua opinione, ma non la condivido. Ma non la condivido. Esatto. Metto un non mi piace. I non mi piace dovrebbero essere visibili. Sai quanto sarebbe divertente? Cazzo, ma tu hai messo 12 dislike sui miei video. Tra i seguenti film, quale potrebbe essere il tuo preferito? Social Dream, a cui parteciperanno FabiJ, Mates e lo Cybergamer, dimenticandosi anche di Klaus, poverino. Un Natale al Sud, in cui hanno recitato Howard Smeng. Chi è Smeng? Smeng, ma ragazzi. Chi è Smeng? Smeng, ma. Ora Maurizio leggerà tutte le definizioni. No, mi fa paura. Lo leggerai. Smegma. Smegma. Sostantivo maschile. Materiale di secrezione e di desquamazione che si deposita attorno agli organi genitali del solco balano prepuziale o attorno al clitoride. Raga, io sono abbastanza combattuto perché Game Therapy aveva un sacco di inquadrature fighe sulle buste del Carrefour. Sei fuori trend se prendi in giro Game Therapy nel 2018. Non lo sto prendendo in giro, sto elogiando i lati positivi di quel film. No, io ragazzi Smegma. Anch'io. Non posso non mettere Smegma, scusatemi. No, ultima domanda. Perché c'è Giulia Penna. Un saluto, non ti sapevo. Aprisse bocca, sarebbe sulla bocca di tutti. O sul penna. No, un saluto a Giulia Penna. Il motto sul tuo canale YouTube potrebbe essere: quando ti iscriverai non tornerai mai più indietro. La risata è la miglior medicina contro tutti i mali. Se cercate cose fuori di testa siete nel posto giusto. Io non posso che mettere questa. 3, 2, 1, clicchiamo. Vai Omi. Oddio. Ho visto troppi colori. Leggila tutta. Allora, datemi un po' di spazio perché questa è pesante. Wow, sei parte del mitico duo me contro te. Sei appassionato di sfide e ami esibirti, dimostrando le tue abilità molteplici con la tua anima gemella. Grazie al tuo talento il canale su YouTube vanta circa 2 milioni di iscritti. Non lo sapevo. E più di 800 milioni di visualizzazioni. Continua così e il tuo successo non potrà più che aumentare. E il problema è che il risultato mio è me contro te. Siete me contro te? La tua passione sono i videogames. Sei te stesso? Ciccio Gamer.
Ma lo fai? Cioè, la tua passione sono i videogames, in particolare gli horror, sui quali fai video con recensioni e tutorial. E in cui talvolta collabori con tuo fratello, Joker. Continua così e in breve tempo sarai al top delle classifiche. Beh, sei già al top. Va bene. Il video di oggi finisce qua. Abbiamo scoperto che siamo Ciccio Gamer e i me contro te. Beh, però tu chi sei, lui o Sofì? È uguale. Io Sofì. Io sono il compare. Io sono Mauri. Mauri e Omi. Omi. Da Mauri, Omi. E Omi. E Ciccio Gamer. È tutto. Ci sentiamo ad un prossimo gameplay. Sigla.